Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, in nome di Allah, il clemente e il misericordioso. Cari ascoltatori, cari telespettatori, il nostro sermone oggi porta un titolo molto importante. La virtù del martirio, la posizione prestigiosa del martire e la filosofia della guerra nell'Islam. Ma prima di tutto, lode ad Allah, Signore dell'Universo, che dice nel suo nobile Corano: e i martiri testimoni presso Allah avranno la loro ricompensa e la loro luce. E rende testimonianza che non c'è Dio all'infuori di Allah e che il nostro maestro e profeta Muhammad è il suo servitore e messaggero. O Allah, concedi la tua pace e le tue benedizioni a lui, alla sua famiglia, ai suoi compagni e a coloro che le seguono con giustizia fino all'ultimo giorno, seguitando nel merito. Il martire testimone nel sentiero di Allah ha un gran posto e una finalità sublime e nobile. Allah, gloria a lui, elegge per lui ciò che vuole tra i suoi servi. Ha detto nel suo Corano: coloro che obbediscono ad Allah e al suo messaggero saranno tra coloro che Allah ha colmato della sua giustizia, grazia. Profeti, uomini di verità, martiri, gente del bene, che ottima compagnia. Il nostro profeta Muhammad, pace e benedizione di Allah su di lui, ha detto: mi piacerebbe essere ucciso nel sentiero di Allah, poi risorgere, poi essere ucciso, poi risorgere e poi essere ucciso nel sentiero di Allah. Il vero martire è colui che viene ucciso nel sentiero di Allah in difesa della sua terra, del suo onore, della sua proprietà o della sua patria. I suoi peccati sono perdonati con la prima goccia del suo sangue, vede la sua sede in paradiso e intercede per 70 dei suoi. Il commercio dei martiri con il loro Signore è certamente vincente. Allah, gloria a Lui, dice: Allah ha comprato dai credenti le loro persone e i loro beni, dando in cambio il giardino, poiché combattono sul sentiero di Allah, uccidono e sono uccisi. Promessa autentica per Lui vincolante, presente nel Taurah o la Bibbia, nel Vangelo e nel Corano. Chi più di Allah rispetta i patti? Rallegratevi del baratto che avete fatto, questo è il successo più grande. Il nostro profeta Muhammad, pace e benedizione di Allah su di lui, ha detto: qualsiasi danno che si verifica nel sentiero di Allah, Allah conosce bene. Colui che si ferisce nel suo sentiero verrà l'ultimo giorno, il colore è del sangue, ma l'odore è del muschio. I martiri, anche se lasciano la vita che conduciamo, sono vivi con il loro Signore. Allah, gloria a Lui, ha detto: non considerare molti morti quelli che sono stati uccisi nel sentiero di Allah. Sono vivi invece e ben provvisti dal loro Signore, lieti di quello che Allah per la sua grazia concede. E a quelli che sono rimasti dietro loro danno la lieta novella: nessun timore, non ci sarà afflizione. Dice anche Allah nel suo nobile Corano: e non dire che coloro sono stati uccisi sulla via di Allah che sono morti, al contrario, sono vivi, ma tu non lo sai. Esistono varie forme del martirio, la più grande delle quali è il martire per difendere la patria, proteggere il suo suolo e i suoi abitanti in cerca dell'approvazione di Allah, gloria a Lui. Il nostro profeta Muhammad dice: chi è stato ucciso difendendo la sua proprietà è un martire, l'ucciso difendendo la sua famiglia, il suo sangue e la sua religione è un martire. Un uomo è andato a interrogare il profeta Muhammad, pace e benedizione di Allah su di lui: o messaggero di Allah, se un uomo viene a voler prendere la mia proprietà, cosa devo fare?
E il profeta rispose: non lasciargli i tuoi beni. L'uomo ha chiesto di nuovo: sì, mi combatte. E il profeta, per dire combattilo, l'uomo ha chiesto ancora: e se mi uccide? E il profeta rispose: sarai martire. L'uomo per rispondere: e se lo uccido? E il profeta per dire: sarà lui all'inferno. Sia lodato Allah, Signore dell'universo, che la salvezza e le benedizioni di Allah siano concesse all'ultimo dei profeti e dei messaggeri, il nostro profeta Muhammad, alla sua famiglia e a tutti i suoi compagni. Quindi, cari ascoltatori, cari amici nell'Islam, la guerra è legiferata per respingere l'ingiustizia e l'aggressione. L'Islam non è desideroso di combattere né di versare sangue. Si astiene dal farlo con ogni mezzo. L'autorizzazione a combattere è molto limitata e soggetta a diverse restrizioni. Allah, gloria a Lui, dice: a coloro che sono stati aggrediti è data l'autorizzazione di difendersi, perché certamente sono stati oppressi e in verità Allah ha la potenza di soccorli. Combatte per la causa di Allah contro coloro che chi vi combattono, ma senza eccessi, che Allah non ama coloro che eccedono. Ripetiamo, affermiamo: nell'Islam la guerra è legiferata per respingere l'ingiustizia e l'aggressione. L'Islam non è desideroso di combattere né di versare sangue, come abbiamo già detto, si astiene dal farlo con ogni mezzo. E l'autorizzazione a combattere è molto limitata e soggetta a diverse restrizioni. Allah, gloria a Lui, dice ancora: a coloro che subiscono un torto e dato il permesso di combattere, Allah è onnipotente per aiutarli. Combattete sulle vie di Allah che combattono contro di voi e non vi trasgrediscono. Abbiamo molto bisogno di fare per prevalere la pace, la costruzione, le urbanizzazioni e non guerre né la distruzione. Tutto ciò che richiede la pace, la costruzione e il popolamento dell'universo si accorda con le vere religioni. Tutto ciò che invita ad uccidere, demolire o di costruire si oppone a tutte le religioni celesti, la morale, i valori umani, i costumi e i patti internazionali. Dobbiamo dunque lavorare insieme per ancorare i valori della pace e affrontare i pirati del sabotaggio e della distruzione al fine di portare felicità a tutta l'umanità e raggiungere la sua pace e sicurezza. O Allah, preserva i nostri paesi e tutti i paesi del mondo contro ogni male, e preserva anche a noi il beneficio della pace e della sicurezza. Amin. Grazie dell'ascolto.